Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Iniziamo la nostra consueta rassegna sportiva con il calcio. Il Real Madrid è la seconda squadra che ha raggiunto la finale di Champions League. Ieri sera i Galacticos, allenati da Carlo Ancelotti, hanno battuto il Bayern Monaco per 2-1 e adesso ci sarà la finale contro il Borussia Dortmund. La Fiorentina ha staccato il pass per la finale di Conference League per la seconda volta. La squadra gigliata ha pareggiato 1-1 contro il Club Brugge e oggi aspetterà quale sarà la squadra finalista, ovvero tra l'Olympiacos e l'Aston Villa. In campo oggi anche l'Europa League con Bayer Leverkusen e Roma. All'andata vinsero i tedeschi per 2-0, mentre l'Atalanta affronterà il Marsiglia. All'andata finì 1-1. Per quanto riguarda invece la Serie B, l'AIA Cannes ha reso noto i nominativi degli arbitri per l'ultimo turno della Serie B della regular season che si svolgerà al 20:30 di venerdì 10 maggio. Il match clou, ovvero tra Catanzaro e Sampdoria, è stato dato a Pederzoni. Ci sono stati anche gli squalificati di Serie B, dove il giudice sportivo ha tolto per l'ultima giornata ben 8 giocatori. Si tratta di Balog del Parma, Pichel della Cremonese, Calabresi del Pisa, Casasola della Ternana, Gondo e Rozio della Reggiana, Nicolau dello Spezia e Petriccione del Catanzaro. Due turni invece di squalifica per l'attuale allenatore della Reggiana, Alessandro Mesta. Passiamo al tennis con gli internazionali d'Italia, con i risultati dei principali turni di ieri, soprattutto per quanto riguarda gli azzurri. Maximilian Marterer ha perso contro Flavio Cobolli per 4-6-2-6. Luciano Darderi ha sconfitto Denis Shapovalov con il punteggio di 6-7, 6-3-7-6, mentre Arthur Rinderknecht contro Francesco Passaro è stata sospesa causa pioggia sul punteggio di 7-6-5-6. In campo oggi Matteo Gigante contro Giulio Zeppieri, Daniel Altmaier contro Luca Nardi, Daniel Evans contro Fabio Fognini, Dusan Lavojevic contro Lorenzo Sonego, Tomas Macak contro Matteo Arnaldi, Dominic Koeffler contro Andrea Vavassori e Stefano Napolitano contro Jeffrey John Wolf. Per quanto riguarda invece Matteo Berrettini, è stato costretto a dare forfè a causa di un problema psico e fisico. Al suo posto, appunto, è stato preso JJ Wolf. Andy Murray invece ha ottenuto una wild card per Ginevra dopo l'infortunio subito a Miami. Per quanto riguarda invece il WTA, Caterina Sinakova ha sconfitto Nuria Brancaccio per 6-4-6-2. Sofia Kenin ha sconfitto Lucia Bronzetti per 6-4-6-2. Renata Zarazzuza contro Elisa Ciocaret, la partita è stata sospesa con il punteggio di 5-2. Oggi in campo Lidia Noskova contro Lucrezia Stefanini, Federica Di Sarra contro Varvara Grancheva, Rebecca Smarakova contro Giorgia Pedone, Sara Errani affronterà Amanda Anzimova. Ieri, a causa dei grandi problemi a livelli fisici, si è ritirata Camilla Giorgi a soli 32 anni. Passiamo al ciclismo con ovviamente il Giro d'Italia. Benjamin Thomas ha vinto la tappa del Giro d'Italia che ha raggiunto la città di Lucca. Il ciclista della Cofidis è stato il più lesto sul traguardo, andando a vincere con grande autorità. In seconda posizione è giunto Michael Wahlgren della EF Education Easy Post, mentre in terza posizione l'ottimo Andrea Pietroboni della Poltico Meta. Sempre in maglia rosa, Tadej Pogačar della UAE Team Emirates, in corso la tappa che arriverà oggi, sempre in Toscana. Per quanto riguarda invece il basket, quello ovviamente femminile, sulle semifinali scudetto, la Molinasa Magnolia a Campobasso contro Umana Reyer Venezia, il risultato è di 63 a 66, mentre Passalacqua Ragusa contro Famila Vuber Schio, il punteggio è stato di 67 a 68. Passiamo all'NBA con l'unica sfida che si è giocata nella notte italiana, New York Knicks contro Indiana Pacers 130-121. La serie è 2-0 per la squadra di New York. Nikola Jokic invece si è confermato il massimo riferimento per l'NBA, vincendo ancora una volta il premio come MVP.
Passiamo alla pallavolo. L'Italia ha sconfitto la Svezia in amichevole per 3-0, mentre rimanendo sempre con gli sport con una palla di mezzo, però passiamo ovviamente con quello del nuoto, quindi con la pallanuoto maschile, la finale scudetto sarà Proreco contro Rari Nantes Savona. Il match primo sarà il 22 maggio, mentre il 25 gara 2 ed eventuale gara di spareggio il 29 maggio. In campo oggi anche Italia-Montenegro per le qualificazioni mondiali appunto di pallamano. Passiamo alla canoa con le qualificazioni olimpiche a Szeged. In semifinale le azzurre Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio sono state eliminate nel K2500, mentre Krajum è in finale nel C1000, mentre Burgo dovrà passare nelle semifinali del K1000. Krajum e Della Giustina sono invece direttamente in finale, Burgo e Fantini dovranno passare purtroppo per le semifinali. La sessione pomeridiana infatti vede quattro diverse finali, ovvero la finale K1000 maschile con due passi per le Olimpiadi alle ore 16. 16:10 invece ci sarà la C1000 maschile, sempre con due pass. La finale alle 16:20 del K1500 maschile vedrà sempre due pass, mentre alle 16:30 ci sarà la finale del C1200 femminile, sempre con due pass. Passiamo al taekwondo con gli europei che si stanno svolgendo a Belgrado. Alle ore 14 ci sono i quarti e le semifinali valevoli per i 54 kg, 63 kg maschili, 49 kg e 73 kg femminili. Mentre alle ore 18 ci saranno le finali riguardanti i 54 kg, 63 kg maschile, 49 kg e 73 kg femminile. Passiamo al karate. Oggi ci sono le eliminatorie a squadre e quelle kumite del F50 con 55 kg, M60 e 67 kg. Per quanto riguarda invece la vela, ottimi risultati per quanto riguarda il mare di La Grande Motte con Germany e Giorgia Berruzzi, che sono leader della specialità dei 49 ER. In seconda posizione c'è Alexandra Melacka e Sandra Jankowiak, mentre in terza posizione Ronja Gromblod e Vera Okka. Per quanto riguarda invece gli uomini, James Grumet Ross Owes sono primi, precedendo James Peters Finisteris e Isaac McCardry e William McKenzie, quindi dominio della Gran Bretagna. Male purtroppo l'Italia con Umberto Michele Visconti e Giulio Calabro soltanto 21esimi. Per quanto riguarda invece le specialità 470, ottimo è stato il balzo della coppia formata da Elena Berta e Bruno Festo nelle specialità appunto 470, che sono salite in seconda posizione dietro agli spagnoli Jordi Xammar e Nora Brugman, davanti a Camille Lecontre e Jérémy Mion. Passiamo al tiro con l'arco con gli europei che si stanno svolgendo ad Essen in Germania. Nel compound degli europei di tiro con l'arco Elisa Roner è in quinta posizione, mentre Marcella Tognoli è in settima. In testa abbiamo Andrea Munoz. Per quanto riguarda al maschile, Marco Bruno, Mika Godano e Federico Pagnoni si sono rispettati in settima posizione. In testa Mike Scholeser. Per quanto riguarda invece il tiro a segno, nella finale della carabina sportiva in tre posizioni a 50 metri femminile, nella tappa che si sta svolgendo a Baku, la vittoria è andata ad Anna Jansen. Migliore azzurra Sofia Ceccarello, però purtroppo soltanto in 24esima posizione. Nella carabina invece a tre posizioni 50 maschile, dominio cinese con Yunkun Liu e Li Xindu rispettivamente primo e secondo posto, mentre in terza posizione abbiamo Bernard Denis Crisi. Riccardo Armariglio invece il migliore azzurro e si è attestato in 11esima posizione. Per quanto riguarda l'atletica, sono ben 4 gli italiani pronti a scendere in campo alla Diamond League che si svolgerà a Doha. Abbiamo Roberta Bruni, Elena Bellò, Osama Meslek e Federica Delbon che proveranno a dare il meglio appunto a Doha.
Per quanto riguarda invece gli altri azzurri in giro per tutto il mondo, abbiamo Elisa Molinarolo che è al meeting di Castel Porziano, in provincia di Roma, nel salto con l'asta ha superato ben 4 metri e 40. Mentre per quanto riguarda Simone Bertelli e Ivan De Angelis hanno superato quota 5,15, ovviamente per quanto riguarda il primo salto. Gabriele Chilà invece ha risalito la propria prestazione dopo le lacune nei passati salti, mentre Andrew Au ha chiuso in ottava posizione con 7,14. Passiamo all'equitazione, la tappa di Nation Cup di dressage di Philippe Saizalaspalu non si disputerà, mentre chiudiamo la nostra rassella sportiva con per il nostro telegiornale. Nel pentathlon abbiamo Alice Rinaudo che stacca il passo per la semifinale della World Cup a Sofia. Con queste importanti notizie è tutto, vi auguriamo una serena giornata.